È la denuncia forte di Manuela di 42 anni. La mia vita, dice, è diventata un inferno perché i miei detrattori vengono fin sotto casa ed io adesso comincio a temere anche per la mia incolumità. Originaria di Bologna, Manuela vive a Trapani da 3 anni. Che cosa l'ha fatta innamorare di Trapani? La città e il clima e i monumenti che ha la propria città ed è stupenda. Da quando lei è in città però la sua vita è diventata un po' difficile. Parecchio difficile, niente, io ovviamente ho la mia mentalità di vita che è trans e sono condannata, offesa e in continuazione tutte le sante sere se passeggio per la mia città, che ho scelto la città di Trapani, con insulti, offese, sacchetti della spazzatura che ti arrivano, sassi che ti arrivano, insulti e offese alla propria famiglia. E è una cosa invivibile, cioè io da 3 anni che vivo questa cosa ed è, secondo me, una cosa indegna, una cosa fuori dall'umano, fuori dal mondo umana. Cioè ognuno ha la propria scelta di vita ed è giusto che rispettarla e amarla di come ognuno sceglie di farla, ognuno sceglie del proprio istinto, delle proprie voglie, delle proprie cose. Lei è davanti a una telecamera anche se di spalle, per tutelare la propria identità ovviamente. Che cosa si sente di dire a chi la insulta? Io penso che nella vita non sanno e non sapranno mai la difficoltà che una persona abbia dentro di sé o al di fuori di sé, sentirsi di una persona chiaramente diversa di altri e andare, andare d'accordo con la comodità, con il mondo esterno, è una cosa quasi impossibile, insofferente come dir poco.